Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, non so perché mi si vede tutta rossa. Comunque, vi faccio vedere che cosa ho comprato da Risparmio Casa e dal negozio dove vendono il caffè, le cialde, dove ovviamente vado sempre a comprarle. Sono due sacchetti, uno come vedete è questo e l'altro è questo qua. Poi abbiamo un gatto che disturba quando non riesco. Grazie. Comunque, è sempre così, c'è sempre qualcuno che mi disturba quando io registro. Allora, postazione un po' alla cacca, però dato che è tardi, sono quasi le 9 di sera, ve lo faccio vedere adesso perché poi non ho tempo per farvi vedere le cose che ho comprato. Risparmio Casa, vi faccio vedere che cosa ho preso. A parte, allora, questo che dovrebbe essere il cloro, quelle sì, perché poi puzza per la piscina. Questo qua, mamma mia, un odore, io lo odio quando puzza così. No, grazie. Comunque, quello. Due di questi per le sedie e per il divano, spero che vanno bene, a 1 euro, 99 centesimi. Poi ho preso questo per le zanzare sperando che funziona, è l'unico che diciamo mi piaceva di più, sperando che funziona così le zanzare non vengono, perché qua ce ne sono tante, specialmente dentro in casa. Poi ho preso due di questi filtri per la piscina, per quella piscina, solo che sono troppo piccoli e non vanno bene. Infatti uno l'ha provato a utilizzare, ma troppo piccolo e non va bene. E adesso dobbiamo trovare il filtro adatto, perché quello che abbiamo si è consumato ed è un po' troppo sporco. Poi ho preso i dentifrici, allora uno menta dente, questo qua verde. Ho detto, boh, lo provo, era in promozione, non mi ricordo, dopo vi dico il prezzo, comunque questo. Poi ho preso questo a 5 euro qualcosa, me lo ricordo perché appena l'ho visto ho detto, ma, perché qui c'è scritto sbiancamento dentale istantaneo, che questo ti sbianca i denti come una sua cosa, io lo provo e vediamo se è vero. Vi farò vedere, vi dirò nel vlog se funziona come c'è scritto qua e come fa vedere nella figura che poi c'è scritto che lo consigliano questi qua, i dentisti, qua, là su e giù. Comunque questo, 5 euro un po' tantino perché alla fine non è neanche tanto il cubetto. Vediamo, sono curiosa. Mi sembra che è piccolo. Cos'è sto coso? Bianco. Dentifricio gel. Sì, infatti è piccolissimo. 30 ml vuol dire un cavolo. Non so come funziona. Adesso vedrò. Comunque c'è sto coso, ha tipo un apparecchio di plastica. Non so. È la prima volta che lo compro. Ero curioso, ho detto lo prendo e vediamo. Vedrò, vediamo, poi ve lo farò vedere in un vlog. Poi ho preso altri due, uno menta dente, questo qua bianco uniforme, questo è nuovo, denti più bianchi subito, questo qua è nuovo, l'ho preso, ho detto ma proviamo anche questo. E poi ho preso questo al carbone attivo, anche questo denti più bianchi, anche questo è nuovo, l'unica cosa che ho i dubbi come l'altro, secondo me andrà a finire come l'altro che farà cagare. E poi Listerine, questo qua per le gengive colluttore, in poche parole, questo di 1 litro. Allora, totale di Risparmio Casa
81,95 perché ho preso anche il gazebo. Il gazebo l'ho pagato 45,90, che è quello con le zanzariere, con la rete delle zanzare, che poi ve lo farò vedere nel vlog dopo questo video. E per cui ho preso anche quello, ma non ve l'ho fatto. Mi scusi. Mi scusi. Levas. Via. Grazie. Qua passano gatti, passano di tutto e di più. E invece, vabbè. Cannuccia con filtro 1,99 euro. Menta Dett White 3,20, invece l'altro al carbone 1,99 euro. Poi il sacchetto, vabbè, 15 centesimi 1,88 euro. L'altro Menta Dett, e poi diffusore 4,99 euro, quello per le zanzare. Cannuccia filtro 1,99 euro e Listerine 4,99 euro. Praticamente questi sono i prezzi. In totale abbiamo 787 punti. Dobbiamo arrivare a 1000 punti, abbiamo 5 euro. Però per arrivare a 1000 punti, sto cavolo. 5 euro è pochissimo. Comunque, questo è quello che ho preso al risparmio casa. Invece al negozio dove vendono, cioè il negozio, quello dove vendono le cialde per il caffè, quelle compatibili ma non sono originali, dovrei aver speso 50 e qualcosa. Ho preso il mio mitico ginseng, quello grande, 16 capsule, che è quello che ho preso l'altra volta. Mi sono trovato bene, era buono e l'ho ricomprato. Ho preso questo, 5 euro e qualcosa. Poi ho preso il cappuccino, l'ho comprato perché dato che non riesco mai a fare colazione, spero che almeno con questo riesco. Sarà difficile, o lo faccio sabato e domenica, che forse, ma sarà, però vabbè, ho comprato questo qua, 16 capsule, credo anche questo 5 euro, ma i prezzi ve li dico dopo. Poi ho preso altro ginseng, 16 capsule, ma questo è diverso perché ha una marca diversa. È quello di E Gusto Special Pop Caffè. Questo non l'ho provato e lo proverò per vedere com'è. Poi ci sono i gatti che sono qua vicino, stanno praticamente guardando me e stanno dormendo. Ho preso questo che è la Summer Boots al tè la pesca, dice, perché questo c'è sia caldo che freddo, lo potete usare. E potete fare anche le bevande. Comunque praticamente ho preso questo qua, questo anche questo forse 5 euro, credo. Non so se ho lo scontrino, sì ce l'ho. E poi questo caffè latte, 16 capsule, sempre diversa la marca. L'unica cosa che dovrebbe essere uguale al cappuccino, però non penso che cambia molto. Perché sto al telefono a fare lo zoom, la cavolo? Ah, perché ci sono questi. Comunque, questo è lo scontrino. Ho preso anche, che adesso vi faccio vedere, perché ho appoggiato il telefono praticamente sulle due confezioni. Facciamo cambio. Perché se no. Forse con questo lo regge. Ecco come l'ho detto. Lo regge con questo. Ho fatto cambio di cavalletto, per modo di dire, ho messo il dentifricio sotto il filtro da piscina. Io me l'invento così. Quando non c'ho voglia di prendere il cavalletto, ovviamente faccio queste cagate. Comunque, ho preso questa qui, che è la Boss Summer
Summer, quella che vi ho fatto vedere prima, kit degustazione, qua ci sono 24 capsule. Io la voglio aprire insieme a voi per vedere cosa c'è dentro. Perché l'ho vista, mi sembra che costava, vediamo, box 13,90 euro, costava anche poco, per cui ho detto perché non provarla e non prenderla. Praticamente queste sono bevande dove tu puoi prendere, ok? Wow, che bello! Cosa c'è? C'è qua un fogliettino. Ah, che ti dice praticamente che cosa c'è dentro. Allora, nella prima cappuccino Ice, anguria Ice, Tropez, Saint Tropez e Mojito. Ah, cioè nella prima vuol dire questa. Dovrebbe essere cappuccino, anguria, quella rosa, Santa Trope, quella verde, e Mojito, quella verde chiara. Questa. Invece sotto, altre cialde. C'è Coccobello, questo qua grigio, lo spritz rosso, quello blu bullo rosso, e l'arancione è tela pesca. Io, dato che ho preso anche il tela pesca, che è questo qui, come sempre, grazie. Comunque abbiamo uno spettatore che rompe le scatole in mezzo ai maroni. E queste sono le cialde, non è male, sono carini. Ovviamente voglio provare comunque tutto così fredda. Queste qua sono più fredde da utilizzare, fredde. Grazie, no, perché sei un po' in mezzo. Comunque questa la farò sapere. Beh, diciamo che non è male, perché alla fine sono tre. Vuol dire che due me le pappo io se sono buone, cioè me le bevo io se sono buone, e il primo. Vabbè, quello mojito forse lo bevo solo una volta e basta, perché se poi non mi piace, glielo lascio a lui. Mi fa lo zoom sul pipino qua sotto e non su di me. E per finire questa confezione grande di 50 capsule del caffè normale, questa qua è Gran Torino, ma era buono il caffè. Non so se ti ho dato quello barista o questo, perché erano due di barista, non so quale ho preso. Comunque, 50 capsule e dentro mi interessa molto a budino quello che sto facendo. Sono due sacchetti così con dentro le cialde. Quasi quasi mi bevo il caffè, anzi no. E non fai che lo provo questo caffè, lo vuoi anche tu? Sì, perché credo che oggi dormirò poco. Vabbè, non ho fatto. Adesso le devo mettere nelle porta cialde. E questa è la confezione gigante. Queste sono praticamente, grazie, le cose che ho preso. Totale 52,89. Si chiama Vero Caffè Italia SRL. Fatemi sapere se anche voi ce l'avete. Da voi che comprate le cialde. Allora, per adesso abbiamo una macchinetta vecchia, quella ormai avrà credo 10 anni ormai, e va a cialde, per cui devi mettere queste cialde qua. Le cialde della Dolce Gusto costano 7 euro, mi sembra 6 cialde, un pacchetto. Comunque è uguale a questo, ma ci sono 6 cialde, mi dovrebbe essere a 7 euro. E dato che non conviene, allora alla fine preferisco venire qua che
che con 5 euro più o meno li prendi. Allora, crema Savona Torino, questo qua, caffè, quello 12,90 euro, la scatola grande. Poi c'è caffalatte 4,99 euro, 5,50 euro il ginseng, quello pop, cappuccino 5,50, mazzi ginseng 5,50, tela pasca 4,50, per cui questo costa anche poco. E ce ne sono 16 dentro. Poi, vabbè, il Sarme Bozze, quello che vi ho fatto vedere, 13,90. Il sacchetto 10 centesimi. E vabbè, con l'IVA 6,41. Comunque, questo è il prezzo totale. L'avevo passato prima. Comunque, scusate per lo zoom che sta facendo il cellulare, ma appoggiando qui le cose, zooma, diciamo così. Comunque, adesso tiro via un po', così almeno non zoom ancora. E niente, questi sono stati gli acquisti, le cose che ho preso. Volevo metterlo insieme alla spesa, ma dato che ho detto prima che dura troppo il video, l'ho dovuto dividere. Per cui prima avete visto il video svuota la spesa, e invece questo è perché alla fine in 2 giorni, nel weekend, sabato e domenica, sono andata a fare la spesa, risparmio casa e a comprare le cialde per il caffè, che per un po' dovremmo essere, diciamo, per un po', non so, 3 settimane, dovrebbe cioè dovrei avere già ancora le cialde. Io non so perché fa così il telefono, almeno che c'è ancora questi qua. Vabbè, comunque niente, queste sono state le cose, è meglio che chiudo perché sennò il video dura troppo. E ci vediamo al prossimo video, che sarà un vlog dove di sicuro vi monterò il gazebo e robe varie. Comunque questo video, anche questo qua dopo la spesa, lo vedete in agosto, settimana di agosto. Comunque, questo è il caffè, ve lo faccio vedere con la tazza della Nutellina. E non so se assaggiarlo in diretta, farvi vedere, cioè vi dico se è buono o no. Intanto, se siete in cucina e volete bere il caffè, lo possiamo bere insieme, come se siamo vicini vicini. Cin cin! Beviamo il caffè insieme. Ce l'avete portata di mano? E se no, andate in cucina e lo fate. La prima volta che faccio queste cose, ma. Non è forte, è giusto, perché a me i caffè pesanti non mi piacciono. Poi, ovviamente, lo voglio con lo zucchero perché amaro mi viene da. Non dico la parola, ma lo devo bere con lo zucchero. E direi che. Buono. È abbastanza leggerino. Ve lo consiglio. Se andate da Vero Caffè. Non è una sponsorizzazione perché giustamente. Come sempre, io sgancio sempre e pago sempre tutto io, non sponsorizzo e non collaboro con nessuno. Comunque, ci siamo bevuti anche il caffè insieme. Dopo questa cagata e dopo aver sparato le cagate, ci vediamo al prossimo video, che è forse meglio. Ciao!